Presidente, Cairo, Abruzzo ancora grande protagonista, due partenze e due arrivi, c'è un feeling speciale con la regione. Beh sì, la regione ha creduto molto nel Giro d'Italia, mi ha detto oggi il governatore Marsiglio che ha ottenuto dei risultati notevolissimi in termini di presenze all'arrivo, alla partenza della prima tappa. E quindi Fossa Cesia, Ortona e poi anche le altre lo scorso anno, in questo anno 23, e quindi lui è assolutamente un grande fan del Giro d'Italia, ha voluto ritornare con due tappe importanti, e poi avremo delle altre cose che non possiamo ancora dire, ma insomma che potrebbero essere delle belle sorprese. Allora, del Giro Donne non parliamo, però possiamo provare a dire quello che è un sogno dell'Abruzzo, perché il Giro oramai è un'abitudine, sta terminando a Roma, le grandi montagne abruzzesi il giorno prima dell'arrivo di Roma, non è impossibile? Beh insomma direi che è una cosa di cui sicuramente andremo a parlare in occasione del Giro 20, del 2025, però insomma direi che con l'Abruzzo e con Marsiglio c'è un bel rapporto, una bella relazione, quindi sicuramente il Giro d'Italia continuerà a passare dall'Abruzzo. Presidente, vai. Cairo, cambiamo sport, ciclismo al calcio, in Abruzzo il suo Torino? Allora, credo che noi quest'anno prossimo, diciamo 2024, abbiamo ancora un impegno con Pinzolo che ci ha ospitato in maniera veramente eccellente, però all'Abruzzo siamo legati, è una terra bellissima e quindi insomma lo teniamo in considerazione per il futuro. Presidente Marsiglio, ancora una volta grande Abruzzo a Trento per il Giro d'Italia. Grande protagonismo, quattro tappe, quattro giornate diverse, due arrivi, due partenze. Non c'è una regione d'Italia che ospiti per così tanto tempo il Giro d'Italia, anche in questa edizione, dopo quella dello scorso anno della grande partenza, dove oggi abbiamo portato i numeri, presenze cresciute nelle zone del Giro d'Italia dello scorso anno, anche dell'80 o del 90%, con punte del 200 o 300% di crescita turistica nelle settimane successive, nei fine settimana, dimostrazione che il Giro d'Italia è un grande investimento.